Un ragazzo di nome Tyler compra spesso cose vecchie che poi rivende su eBay e Facebook Marketplace. Un giorno, mentre navigava online, si imbatté in una scatola piena di oggetti alla rinfusa. Una cosa però attirò la sua attenzione: una vecchia bambola di porcellana. Quando si mise in contatto con il venditore, questi cominciò a fargli delle domande un po' strane, tipo: hai una famiglia? Oppure: vuoi regalare la bambola ad una bambina? Ovviamente, la cosa lo sorprese un po', ma non poteva farsi sfuggire quell'occasione per soli 5 euro. Improvvisamente, però, lo stesso giorno in cui ricevette la scatola, a casa sua cominciarono ad accadere cose strane. Inizialmente sentiva in giro dei suoni come se qualcuno si stava muovendo per casa. Così tirò fuori il cellulare ed iniziò a registrare. Dude, I swear this box just f***ing moved on its own. He does it again. Fuck. La scatola che aveva posto sulla scrivania si mosse da sola. Lui si avvicinò per guardare all'interno, ma mentre i suoi occhi scrutavano dentro la scatola, la bambola si mosse improvvisamente. Dopo questo incidente, gettò la scatola con dentro la bambola nel suo armadio, lontano dalla sua vista. Ma il giorno dopo, cominciò a sentire questo. Il suono allarmante di qualcuno che bussava con foga proveniva dall'armadio. Così si avvicinò lentamente, senza sapere cosa aspettarsi una volta che l'avrebbe aperto. Quando fa scorrere la porta, trova la bambola proprio davanti ai suoi occhi. Il giorno seguente, mentre giocava con la PlayStation, è sicuro di sentire la presenza di qualcuno nella stanza con lui. Così si tolse velocemente le cuffie ed iniziò a registrare. So I'm playing video games at my desk and I just heard the guitar play itself and it moved, I swear. Let's see if it does it again. Per qualche motivo, la chitarra appoggiata al muro iniziò a scivolare verso sinistra ed immediatamente si sentirono nuovamente quei colpi provenire da dentro l'armadio. 24 ore dopo, mentre era seduto vicino alla scrivania, il suono dell'acqua che scorre attirò la sua attenzione. So I'm at my desk and I just heard the water in the bathroom turn on by itself. This is the first time something's happened outside my room. If you're in here, can you move the curtain again? All right. Do you want me to leave? Il lavandino del bagno si aprì da solo e, dopo averlo chiuso, notò che la tenda della doccia si stava muovendo. Sbirciò dietro di essa, solo per scoprire che lì dietro non c'era nessuno, ma dopo aver chiesto allo spirito di muoverla nuovamente, questi lo fa
Sembra infatti che una mano invisibile toccasse la tenda dall'interno. Questi episodi inspiegabili diventarono velocemente un evento quotidiano e il tutto solitamente si manifestava in camera sua. So I just started knocking in the closet again. And actually the doll has moved since yesterday because it was in the corner, like kind of on its back looking upwards, and now it's upright, so that's kind of scary. See if it'll knock anymore. Or it'll just move the shirt in the closet. Hey, if you can hear me, just move it again. Alright. We can actually just go check it out. Because there's no one in here. It's not really, it's kind of cluttered, so yesterday it was over here. Improvvisamente una maglietta appesa all'armadio scivola verso destra. Il ragazzo non so come riesce, ma mantiene la calma e riuscì anche a dimostrare che dentro l'armadio non si nascondeva nessuno. Questi eventi gli stanno rendendo impossibile vivere in casa sua ed ha provato a contattare anche il venditore, ma non gli risponde più. In ogni caso, io avrei già presentato la bambola al mio caro amico, il signor Fuoco. Un ragazzo di nome Dustin lavora in un hotel sui Monti Appalachi, un luogo circondato da storie spaventose ed avvistamenti di strane creature. Spesso lui è l'unico a rimanere nell'edificio quando non ci sono clienti, ma di solito è durante la notte che accadono le cose più strane. Spesso sente delle voci che lo chiamano come se cercassero di attirare la sua attenzione. Così ha preso l'abitudine di iniziare a registrare con il cellulare ogni volta che comincia a sentire una sensazione strana. Una sera dovette recarsi in lavanderia per prendere delle lenzuola pulite da cambiare in una stanza e da quel momento non sa spiegarsi cosa registrò lì dentro. Cases. Oh, I probably shouldn't have. Okay. Whoops. Wait, no, those are wrong. That's not pull tails. I'm not entirely sure. Okay. Here we go. Dopo essere entrato nel deposito, Dustin non può fare a meno di notare il repentino cambio di temperatura. E appena entra lì dentro, delle voci incorporee cominciarono ad echeggiare attorno a lui. Oh, it's freezing in here. Freezing in here. Freezing in here. Lui non reagisce perché probabilmente non sente le voci e continua a prendere le lenzuola. Ma quando si ferma e gira la telecamera verso di lui, una voce sembra dire le parole dietro di te. I'm not entirely sure. Comunque, a chiunque o qualunque cosa appartenesse quella voce,
non sembra affatto amichevole, e se fossi stato in Dustin sarei già scappato via di lì. L'ex ospedale Molly Stark era una struttura situata in Vermont, aperta inizialmente come sanatorio per curare la tubercolosi all'inizio del 1900. I pazienti affetti da tubercolosi sperimentano un'enorme sofferenza, sia fisica che emotiva, prima di morire. E si crede che questo contribuisca a far rimanere all'interno della struttura i loro spiriti. Una ragazza di nome Jenny è andata ad esplorare i tunnel sotterranei di quel sanatorio. Era lì per registrare alcuni video dell'enorme struttura prima della sua demolizione. Ma quando riguardò i video che aveva registrato, notò qualcosa di veramente strano. Quando si gira per osservare dall'altro lato, in fondo al tunnel buio, si può vedere qualcosa di davvero terrificante. C'è una strana figura umanoide. La sua silhouette oscura è facilmente distinguibile, in contrasto con le pareti di cemento bianco. Jenny non ha idea di cosa abbia registrato quel giorno. Potrebbe trattarsi dello spirito di uno degli ex pazienti che ancora vaga per quei corridoi. Tu cosa credi? Un uomo di nome Tony gestisce un profilo in cui mostra tutti gli eventi strani che accadono in casa sua, infestata. Infatti negli ultimi anni ha avuto a che fare con una forza oscura che si era insediata dentro casa sua e che non vuole andar via. Spesso sente in giro il suono di passi, anche se attorno non c'è nessuno. Alcune volte gli capita di vedere con la coda dell'occhio apparizioni che svaniscono in un attimo. Ma, in alcune occasioni, anche dei coltelli in cucina sono stati lanciati in giro per la stanza. Tony è convinto che lo spirito in casa appartenga ad un bambino. Così, per provarlo, una sera posizionò una palla di plastica davanti alla telecamera installata in soggiorno per vedere se qualcosa avrebbe interagito con essa. E con suo stupore, questo è ciò che registrò. Dopo averle provate tutte, però, improvvisamente l'attività in casa finalmente si arrestò. Però, proprio quando la sua vita stava tornando alla normalità, iniziarono altri segnali che mostravano probabilmente il suo ritorno. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving, and I did two videos because it kept moving and kept moving and kept moving, and I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move. And soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it. But the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. It's still going. It's been moving for a while. There's no strings on the wall, that's just the chain. I'm not touching it. Una lampada appesa al soffitto continua ad oscillare anche se nessuno la sta toccando. Tony mostra ogni angolo attorno alla lampada per dimostrare che non ci sono fili attaccati e che non era lui a causare il movimento.
Ma questo fu solo il primo segnale che qualcosa era tornato in casa sua. Nei giorni seguenti si imbatté in qualcosa che gli fece rizzare i capelli. Ok, as you can see, it's a little after 3 o'clock. And I'm hearing kids outside playing. If you listen close, you can hear them. But I've been hearing what sounds like a kid in the house. I know it's probably just an echo from them over here. See, I can hear those kids out there. These are some masks my friend got me from Argentina. See, I can hear those kids. Let me move in here. See, you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. See, you can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. There's nothing in the bathroom. Just in here, son. No, it's nothing in here. I swear I came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. That was weird. What is that? See you soon. You gotta be kidding. You gotta be kidding. You gotta be kidding. I swear it sounded like it was in the house. Nonostante ci fossero dei bambini a giocare fuori casa sua, lui sente una voce che crede provenire da dentro casa. Così, con cautela, si muove per le stanze e, quando arriva in cucina, una voce incorporea sembra provenire dalle sue spalle e sembra dire: ci vediamo. Somebody mowing their yard. See, that sounded like mowing their yard. Mowing their yard. See, that sounded like that was in here. Così si avvicina al punto dal quale gli è sembrato provenisse quella voce. Ma a quel punto un altro sussurro che sembra dire "ci vediamo presto" lo fa saltare dalla paura. What is that? See you soon. You gotta be kidding. You gotta be... What is that? See you soon. You gotta be... What is that? See you soon. You gotta be kidding. You gotta be... You gotta be... Questa voce inquietante lo fece sobbalzare, lasciandolo a bocca aperta. A giudicare dal suono così cristallino che ha quella voce, non si può negare che provenga dall'interno della casa. Ma in ogni caso il tutto rimane davvero molto difficile da spiegare. E tu, cosa ne pensi al riguardo? Come sempre, fammelo sapere con un commento. Non dimenticare di andare adesso a recuperare i video usciti in settimana se te li sei persi. Soprattutto, non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale se vuoi che questa serie continui. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!